Bene ragazzi, bentornati qui Bubensee come sempre. Sono mancato per molto tempo, lo so, però mi sto un po', diciamo, addentrando nel mondo del PC gaming, ragazzi, con i miei amici Inzazon, Ender e anche il mitico Giangi, che saluto calorosamente. E mi sono creato anche un canale su TS, infatti non so se state vedendo sotto i miei video che li ho messi. E poi ho avuto anche un po' da studiare, ma comunque siamo qui oggi sul mitico Batman Arkham Knight. Perché stavo dicendo Cavaliere Nero? Non lo so. Comunque siamo qui ed ero rimasto che c'era il mitico Sergente Gordon. Ma non è possibile che quando registro ho sempre un po' di mal di gola, oppure devo tossire. Ma non può correre il Sergente Gordon. Vabbè, siamo qui. Corri, non puoi fare nulla. VIP Elevator. Bene, adesso come diavolo faccio a entrare? Campione vocale analizzato. Identificazione confermata. Non ci credo. Benvenuto, commissario Gordon. Incredibile. Che figata. Ecco. Wow, pure in prima persona siamo. Vabbè, credo, Commissario Gordon, credo che possa fare veramente poco in questo gioco, ma comunque. Dice, eravamo rimasti qui, non so se vi ricordate il vecchio gameplay che Joker ci aveva puntato una pistola in bocca proprio. E credo, io spero di no, che Batman sia morto, io spero di no. Perché se Batman è morto io non gioco più a questo gioco, lol. Vediamo. Si apre da solo. Ok. Che figata. Che razza di posto è questo? Infatti me lo stavo chiedendo anche io. Ma quello è Catwoman là dentro? No, parla col prigioniero. Senti la mia mancanza, Batman? Oh, sei tu, il commissario Nolan. Cristina Cosa hai Bell. fatto alla mia anima gemella? Immischiati tra di noi e ti inciderà un sorriso così Non largo vorrei dire che farai cadere. cavolate. Ma questa, se non mi sbaglio, è Harley Quinn, ragazzi. Cristina Belli, io già l'ho sentito sto nome. Commissario della polizia. La tua faccia era su quel cartellone che hanno coperto con il mio. Minchia. Cosa aspetti, vecchietto? Giornicino si esibisce a richiesta. Minchia. Ok. Credo che devo andare qua. Non so perché, ma mi ispira. No. Qua? Danger? Danger? Niente. Vabbè, allora mi sa che devo parlare anche con l'altro prigioniero. Solo che se questo qua corresse un po', io sarei molto 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 felice. Oppure devo andare qui? No. Allora dobbiamo parlare con questo. Commissario, grazie al cielo. Dovete Dovete tirarmi tirarmi fuori fuori di di qui. qui. Mi tengono rinchiuso e mi sottopongono a test continui, Vabbè. come una cavia. Ma non c'è nulla di strano in me. Ok. Quindi. Ah, ti sei seduto. Capisco. Allora, a meno che non devo giostrarmi qua vicino. Ma cazzarola, cosa devo fare? Qua ho fatto. Ah. Parliamo con sto tipo. Cosa Ah. vuoi, Spirro? Come ti permetti di fissarmi? Pensi di potermi controllare? Nessuno controlla Goliath. Minchia. Così da un destro ci sfonda, raga. Perfetto. Io adesso vorrei capire dove cavolo devo andare? Oh, porca. Batman, lieto tu sia Mamma qui. mia, ha fatto cagare sotto, Benvenuto. raga. Minchia, ha Che fatto posto cagare è questo? sotto. Chi è questa gente? Prima di morire, Joker ha inviato sangue infetto a tutti gli ospedali dello stato. Perfetto. Sì, li abbiamo trovati tutti. Ne mancano alcuni. Come? Errori ospedalieri. Trasfusioni non Comunque io ho registrate. cambiato la skin a Batman, non so se ci avete 5 fatto persone caso. contagiate, senza cure. Il sangue si è sviluppato a lungo. Le sta alterando.
stanno diventando Joker. Mio Dio. È una forma della malattia Creutzfeldt-Jakob, mutata oltre ogni precedente medico. Minchia. E quello sembra diverso dagli altri. Infatti sì. Henry Adams è quello infetto da più tempo, ma non ha sintomi. È immune al sangue di Joker. Robin sta conducendo analisi per scoprire il perché. Che figata. Henry è la chiave di tutto. Ho collaborato. Ho fatto tutto quello che mi avete chiesto. Dicevi che ci sarebbero voluti pochi giorni. Non puoi trattenerlo contro il suo volere. Infatti sì. Poco, Jim. Non possiamo lasciarlo andare se non salviamo gli altri. Aspetta. Hai detto 5, ma ne vedo solo 4. Ne manca uno. Ne manca uno. Cavolo. Presto sarà qui. E chi è? Raga, non ho capito chi è il quinto. Presente, allora vediamo. Ah, eccolo. Bruce. Riesci a sentirmi, Bruce? Minchia, sei fatto bene a Joker, Oh, non essere così sorpreso, Batman. Sapevi che prima o poi sarebbe successo. Sono qui dentro di te in profondità. Insieme daremo a questa città quel che si merita. Un nuovo Batman. Un Batman migliore. Un cavaliere più... Bene, parliamo più tardi. Primo. Bene, e devo fuggire, lo sapevo. Priorità. Certo, bene. Hai salvato la città contenendo l'esplosione. Allora, ma la cazzarola, dove devo uscire? Per scoppiare. Per qua. Devi pensare a te stesso. Dopotutto, ora. Ma porca troia, dove... Non ci credo, ragazzi, figate, ve lo giuro che sarò un mongolo proprio in questi gameplay, ma veramente non so da dove cavolo devo uscire. Sono proprio io. No, non puoi uccidermi di nuovo. Ma minchia là. Allora, cosa dice? Non mi interessa, non mi interessa. Ho capito, però no. No, ho sbagliato. Io vorrei chiamare la cavolo della Batmobile, però non me lo fa fare, secondo me. Non è qua. Se solo avessimo qualcosa di abbastanza potente per sfondare un muro. No, ma vaffanculo che mi sbaglio sempre con sto cazzo di pulsante, minchia. Vabbè, figurarsi, ma per incararlo. Ok. Ok. Dai. Dai, dai, dai. Vaffanculo. Perfetto. Vai, vai. Sì, vai con più calma, Batman. Porca troia, dai. Per quanto incantevole, Batman, forse dovremmo proseguire la festa in un posto che non stia per esplodere. Porca troia. Mamma mia, spettacolo! Wow, raga, no, bellissimo. Mi piacciono tantissimo i rumori sordi, tipo quando fa... Non so come avete capito. Lasciate stare che sono un po' mongolo nel... nel muovermi, perché veramente non so dove cazzo andare. Questo mi fa capire che appunto... Non neanche... Ho visto pochi gameplay di Batman, non sono arrivato qua. Sono arrivato proprio all'inizio per vedere com'era come grafica. Tranquillo, Alfred. Alfred, sta guardando col masto. Che mi dice di Crane? Oppure di quel cavaliere di Arkham? Hanno blindati, missili, le loro forze sono in tutta Gotham.
Crane è fuggito. Sono stato esposto alla tossina. Santo cielo, va tutto bene? Ricorda cos'è successo al manicomio? Tutto ok. Ho avuto una reazione violenta. Ma ora è finito. Tanto di cappello allo spaventapasseri. Non sono mai stato un fan dei suoi intrugli, ma questa nuova ricetta è... vero sballo. Tira fuori tutto il me che c'è in te. Sir, ha sentito che ho detto? Il commissario Gordon ha cercato di contattarla. Grazie, Alfred. Jim. Sei uscito. L'avevo detto che non mi avresti deluso. Ho bisogno di parlarti. Certo. Vediamoci fuori dalla prigione della polizia. Sto arrivando adesso. A posto. Andiamo, zio. Ma ragazzi, pensate che mi sono dimenticato i comandi di stamattina. Analizza le loro forze, truppe, equipaggiamento, movimenti. Voglio sapere con esattezza chi dovrò affrontare. Farò un'analisi completa degli eserciti di occupazione e ne farò un rapporto tra breve. No! No, aia, aia! Ingannare, ma non mi. C'è qualcosa di diverso di te. Hai paura. Hai sempre. Mi sono pure dimenticato i tasti, ma non mi sono dimenticato come si spara. Nel profondo del tuo subconscio, nascondendole. Ma qualcosa si agita nel buio della tua mente, dico bene. Qualcosa che nemmeno. È troppo pericoloso. Devo eliminare i veicoli nemici prima di entrare nel parcheggio della prigione. Ma dove cazzo sono questi veicoli nemici? Quasi il sapore. È pazzi. Ah, aspetta. Salve. Ops, ne uno. Tutti quanti li devo uccidere. Dove siete? No, vaffanculo. Ha un drone. Nemico avvistato. Ma porca troia, siamo fatto male. Via. Non mi ricordo come cavolo si derapa. Possiamo entrare, grazie Gordon. Sempre number one. Eccolo. Guardare la sua faccia quando gli direi che sua figlia è stata rapita. Joker che. Può andare, Batman è qui. Ok. Bello zio. Che c'è, Jim? Dai, mi preoccupo. È Barbara. L'hanno presa. No, le ho parlato. Ha detto che se ne sarebbe andata ore fa. Devi stare calmo, la salveremo. Chi è? Chi ha preso la mia bambina? Crane l'ha rapita, alla torre dell'orologio. Dobbiamo andare. Potrebbe esserci un indizio che ci conduce al... Ok, resta in contatto. Prima o poi dovrai dirgli che colpa tua, Batman... E la parte migliore è che sarò proprio lì con te quando lo farai. Dove è il bastardone? Jim, rimani concentrato, è pericoloso la torre. Guida lentamente e lasciami gestire eventuali problemi. Perché non l'ho impedito? Una cosa del genere non era prevedibile, Jim. Infatti. Invece dovevo immaginarlo, come padre, come poliziotto. Mi è successo tutto sotto il naso. E vabbè, cioè, che cazzo volevi fare, Jim? Tutto il bene, però. Là davanti abbiamo compagnia, chi sono? Miliziani. Inseguitori, è il cavaliere di Arkham che parla. La vostra priorità catroia. È catturare il commissario Gordon. Ripeto, la priorità è catturare il commissario Gordon. Lo voglio vivo. Non fatevi fermare da nulla. Penso il bersaglio. Minchia, non l'ho preso neanche una volta, raga. Mannaggia la morte. Mi stai perdendo, Batman.
Porca troia, guarda. Cazzo li sparo. Olè. Colpito, ne manca uno, Batman. Ma la burnout, Leo. Andato tipo contro Ma. Dove cazzo devo andare, figa? Queste auto non reggeranno a lungo. Che stava scritto in basso, come si derapava. Quei bastardi vogliono buttarmi fuori strada. Per cubare un energia a Batman. Ops. What's up, Ned? Tutto libero. Vai, vai, razzi. È pericoloso, Jim. Entra nella Batmobile. Andremo alla torre dell'orologio. Infatti. In quel caso dove cazzo vuoi andare? Vieni, zia Jim, vieni. Vieni nella VIP mobile. Portaci là tutti interi, Batman. Non abbiamo più tempo. Va bene. Metti le cinture. Che si parte con la giostra. Sir, prima di andare alla torre, vorrà sentire l'analisi delle forze del cavaliere di... Che sei bella la Batmobile. Cosa hai scoperto, Alfred? Ho impostato il Batcomputer per analizzare la presenza di miliziani sulle tre isole e fornirle una rappresentazione in tempo reale delle forze d'occupazione in ogni zona. Come può vedere, Miagani Island è densamente occupata, con numerosi droni terrestri a presidiare le strade. Minchia. Founders Island è la roccaforte dei miliziani, protetta da radar a lunga portata e un lanciamissili. Che 48... di non avvicinarsi 48 per il momento. Blindati Cobra. I rimasti su Bleak Island sono stati messi a protezione della torre dell'orologio, quindi si prepari una resistenza notevole. Bene, grazie, quindi... Alfred, mi dirigo subito lì. Perfetto, andiamo. Metti capo i miliziani del cavaliere di Arkham. Sì, signore. La squadra di recupero è andata. Comanda tu i droni alla torre dell'orologio. Arriva. Passo il controllo manuale. Lo fermerò, signore. Sì, sì. Oh, oh, oh. Jim, la torre dell'orologio è circondata. Sgombrerò l'area e potrò sapere quando sarà sicuro entrare. Non lo prendo. Preso. T'ho preso. L'ho preso. Quanti ne sono, raga? Oh. Boom. Oh, oh, oh. Aia. No, pezzo di merda. Dove cazzo sei? Usa proiettili di grosso calibro, ogive in titanio, forse carburo di tungsteno. Qualunque cosa sia, ci sta facendo a pezzi. Fermatelo. Ok. C'è ancora qualcun altro? Sì, porca troia. Sono più veloce io. Droni offline a China. Perfetto, via, sono via, 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 della via. Milizia alla torre dell'orologio, Jim. Rimani nella Batmobile. Ti faccio sapere quando l'area è sicura. Non rimarrò seduto qui mentre vai a prendere quei bastardi. Invece sì, Jim. Barbara non vorrebbe che ti facessi ammazzare. Sarò da te un minuto dopo aver finito. Un secondo. Okay, andiamo. Unità torre dell'orologio. Batman sa che abbiamo una sua alleata e sta venendo da voi. Respingetelo. Potete farlo. Non è sicuro entrare con i miliziani sul tetto della torre dell'orologio. Minchia. 3, 4. Sono qua. Io ne ho contati 4, però mi sa che ne sono molti di più. È solo uno, non è un problema. Ok. Ho indovinato il tasto al primo colpo stavolta, quindi... Allora, vediamo... Se avessero eliminato Batman, non credi che l'avrebbero detto. Sono tanti, via! Sono certo che è lassù che ci studia. Controllati,
Pumo. Aiaia. Ok. L'abbiamo perso, controlliamo i feriti. Allora, vediamo un attimo. Pezzo di merda. Ma cosa state aspettando? Copriteci! Ti devi svegliare. Non l'ha visto però. Ho bisogno di come che cos'è. Da questa parte. No! No! Tu! Il bersaglio si muove, mi serve aiuto! Via. Ho pochissima vita. Dove diavolo è andato? Usa il fumo! Vediamo come cavolo devo fare. Qualcuno mi copra, controllo i feriti. Buona idea. Dai amico, sveglia. No. Scomparla. Via. Vediamo. Ne sono rimasti due. Solo che se non si... Minchia. Mamma mia ragazzi. Sì, per un attimo... Sicura. Vediamoci nella torre dell'orologio. Per un attimo ho temuto il peggio. Ma i tuoi trucchi ti annoiano in fretta, Batman. Perché? 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 Ok. Torre dell'orologio. Dai, sali, sei Batman. Parapapapapa. Ma secondo me qua dentro ci sono altri. Barbara. No, no. Colin, sei di nuovo tu? Ah, non mi vede. Oh, cavolo. No. No, ma non credo sia vero. Aspetta a svenire, non ancora. Andiamo. Fai vedere quanto vale. Io credo sia finto. Aspetta che torni a casa tuo padre. Sarà furibondo per tutto questo macello. Allora, Joker non è vero. Quindi io... Questa sta nella mia testa. Sei viva? Raga, io vedo sangue a terra. Questo è quello che succede quando porti i tuoi amici nelle cose nelle pazze cose piccole. Ah no, in questo piccolo pazzo gioco tuo. Game of yours. Ah, è gioco nostro. Questo piccolo pazzo del nostro gioco. Ah. Non c'è nulla come un gran bel tuffo nel passato. Pezzo di merda che sei. E ora un posto in prima fila al grande evento. Pezzo di come merda. Come se il vecchio Jim Gordon non ne avesse passate abbastanza. Prima un giovane piacente maniaco gli paralizza la figlia. Ah. E ora non si dà pace per il suo rapimento. Dovresti dirgli che è tutta colpa tua, Batman. Sono certo che capirebbe, voglio dire. Non è che tu abbia fatto ammazzare sua figlia. Almeno, non ancora, comunque. Ma la notte è ancora giovane. Joker sei un bastardone. Jim sta salendo. Non posso farlo adesso. Ah, perfetto.
Minchia ragazzi. Mo sale Jim e ci facciamo le risate. Prendi la sedia a rotelle. Stanno comparendo cose assurde. Improvviso comparendo. No. Ecco. Non è colpa tua, Jim. Certo che sì. Crane l'ha fatto per arrivare a me. Dovevo essere qui. C'è una cosa che devo mostrarti. Non abbiamo tempo, lei non è come noi. Identità confermata. Lei è forte, Jim. Più forte di quanto pensi. Ma si incazza, sicuro. Lavora per te? È tutta colpa tua. Io la troverò. Porca troia. È la mia famiglia. Mia figlia. È tutto quello che ho. Non avrei dovuto fidarmi di te. Mai! Me la caverò da solo. Sta alla larga dalla mia famiglia. Lo sapevo che si incazzava, raga. Me lo sentivo. Lo sapevo. Ancora tu. Piuttosto bene, tutto che sommato. Non lo posso colpire. Certo, io non gliel'avrei detto, ma è per questo che è così liberatorio essere me. Le cose si faranno interessanti, Batman. Pezzo di merda. Bene ragazzi, questo gameplay finisce qui. A breve poi porterò altri capitoli, perché con Batman veramente sono rimasto indietro. Ho visto che sono al 6%. Cosa dire ragazzi, vi invito come sempre a lasciare milioni e milioni di like. No, sto scherzando, a parte gli scherzi. Vi invito a lasciare like, quanti più ne potete, così da farmi capire quanto vi sta piacendo questa serie di Batman. Questo, se non ero, è l'episodio 6 o 7, non voglio dire cagate, ma magari mi sarò anche sbagliato. Ebbene, qui BubuNC come sempre ragazzi, mi raccomando, spolliciate, a presto.